faccio coraggioso, un viaggio molto avventuroso, un'astronave, un destino che si intrecciano intorno a te. Con la forza ed il coraggio, tra le stelle tu viaggerai, orde di nemici affronterai per portar la libertà. Tu con noi viaggerai, tu con noi lotterai, la corazzata Argo piloterai, gridiamo Star Blazer, vai! Tu con noi difenderai, tu con noi salverai, il mondo vive di speranza e tu lo sai, guerriero delle stelle, vai! Tu con noi difenderai, tu con noi salverai, il mondo vive di speranza e tu lo sai, guerriero delle stelle, vai! Mentre Largo si avvicina a Telesar, incontra un insolito sciame di lucciole stellari. Sembrano innocue e i guerrieri delle stelle le raccolgono. Invece è una trappola di Destok. Sono batteri che si nutrono del metallo e distruggono l'unità gravitazionale del Largo. Così l'astronave rimane indifesa nell'imminenza dell'attacco sferrato dal Gamilonese. Sandor e Royster intanto lavorano per ripristinare la gravità. 艦内の重力バランスを失い、完全にその戦闘能力をまひさせられた。折しも艦上爆撃機による猛攻を加えてきたバンデベル将軍の戦闘空母は、いよいよヤマトへとどめを刺すべく、その全訪問を開いたのである。 Appoggio la schiena qui. Non ce la faccio. Non ce la faccio, Sandor. Insisti, ancora un piccolo sforzo. Io ci sono riuscito. Ora bisogna raggiungere l'interruttore. Qui, Sandor. L'unità di controllo gravitazionale è riparata. La gravità è sui valori normali. Preparazione lancio missili completata. Bersaglio a tiro. Lanciate i missili! Che state aspettando? Ho detto lanciate i missili! Il congegno di lancio non funziona, signore. Cosa hai detto? Prepararsi a far fuoco con tutti i cannoni. Bersaglio l'astronave Gamilon. Le lucciole stellari hanno rovinato anche le nostre armi. Idiota, com'è successo? Erano destinate all'arco. Lo so. Generale Garros, alcune delle lucciole stellari sono penetrate nei nostri cannoni e li hanno distrutti. Maledette lucciole! Ah! Come riuscirò a giustificarmi col supremo Deathlock? Fuoco! Siamo stati colpiti a babordo! Le lucciole ci inseguono, signore! Dobbiamo riuscire a fuggire! Invertite la rotta! L'astronave nemica si sta ritirando. Cosa? Mi chiedo cosa sia accaduto, Winston. I gamilonesi di solito non si ritirano. Cessate il fuoco. Ehi! Che cosa aspettiamo a inseguirli? Nox, pensa agli affari tuoi. Sciami di lucciole si stanno avvicinando da tribordo. Così le lucciole stellari se ne tornano dai gamilonesi. Winston, faremo bene ad andarcene da qui. Bencio, direzione 15 gradi a babordo. Ricevuto. Modificare rotta 15 gradi a babordo. Dottor Sein! Dottor Sein! Cos'è questo baccano? Venga subito, per favore, c'è qualcosa che non funziona. IQ9. IQ9, hai detto? Ma cosa gli è successo?
È diventato violento. Siete fatti con materiale scadente. Uggi, cavallucci. Io non posso fare niente per lui. Il medico non serve, ci vuole il meccanico. Sandor, il Q9 si comporta in modo strano, vieni subito. Scommetto che è stato contagiato anche lui dalle lucciole stellari. Oh, povero IQ9, quelle lucciole stellari sono una cosa davvero terribile. Voi vi siete liberato delle vostre, sergente Knox? Oh, certo. Sì, sì, spruzzate, questo sì che mi fa bene. Sì, spruzzate. Bravo, tagliene un altro po' per maggior sicurezza. Povero IQ9, guardate come salta. Shogakukousen, shousha 30秒. Sono davvero spiacente, Supremo Deathlok. Non ho pensato che le lucciole avrebbero attaccato anche la mia astronave. È stato davvero uno stupido errore, generale Garrot. E non è il solo che avete commesso. Avete permesso che i guerrieri delle stelle vi sfuggissero dalle mani. Si consideri rilevato dal comando. Anche voi avete perso più volte con i guerrieri. Soto! Tesla Soto! Nante iu koto! Vi consiglio di non commettere più l'errore di ricordarmi la morte. Talan, senti. Supremo. Ora metteremo in atto il nostro secondo piano. Sei sicuro che tutto sia a posto, Talan? Tutto pronto, Supremo. Questa è la rotta dell'arco per Telesar. E poiché dovrà fermarsi per le riparazioni, approfitterà certo di questo satellite cavo. E quello è il luogo dove ho disposto le unità elettromagnetiche. Dovranno eseguire delle riparazioni per i danni causati loro dalle lucciole. Non possono far niente restando in volo. Così, anche se il piano di quello sciocco di Garrot è fallito, ci aiuterà a far pervenire a successo il suo, Supremo Deathlok. Bravo, Talan. Cadranno in trappola. Cos'altro ha combinato il Supremo Deathlok, Invidia? Secondo l'ultimo rapporto di Morta, Deathlok continua a essere ossessionato dai guerrieri delle stelle. Non pensa ad altro. È quello che io desidero lui faccia. Deathlok è un uomo senza scrupoli. Ha sacrificato il suo stesso pianeta per distruggere quegli uomini e non c'è riuscito. Perché gli concedi tanto potere? Di che hai paura, Invidia? Deathlok è un uomo forte. Mi piace e mi fido di lui. È il genere d'uomo di cui l'impero della cometa ha bisogno. Principe Zodar, passeremo a fianco del pianeta Telesar fra 3 giorni galattici. Non credo che Trelena agirà contro di noi, ma se il Supremo Deathlok dovesse provocare... Dair! Sì, ne? Hai già parlato anche troppo. Io ho estrema fiducia nel Supremo Deathlok. Sire... Principessa Invidia, sono nel giusto sospettando che anche voi nutriate seri dubbi sulla lealtà di Deathlok. Certamente, hai ragione, non possiamo fidarci di lui. Dair, dobbiamo riuscire a fare qualcosa. C'è un satellite cavo a circa 10 megametri da noi. Accidenti, e che cos'è? Quello è un satellite cavo. Oh. Che dici, Venture? Possiamo entrare lì dentro? Cosa? È un bacino di riparazione naturale. Un bacino? Ti è venuta una splendida idea, Willster. Funzionerà benissimo. Dobbiamo eliminare tutte le lucciole che si sono posate sullo scafo prima che divorino completamente il metallo. La galleria del satellite ha un'ampiezza di circa 200 metri. Faremo meglio a controllare prima. Sandor, IQ9 è in condizione di eseguire un lavoro come questo? Lo abbiamo sistemato, sì. Credo proprio che possa farlo, Willster. Con Roy, tu e IQ9 andrete a esplorare quel satellite. Ehi, Q9, sei sicuro di sentirti bene? Niente più lucciole in corpo? Non preoccuparti, Conroy. Mi sento benissimo. Mai stato meglio in vita mia. Speriamolo, amico. Puoi contare su di me. Sono tornato come nuovo. Ho la garanzia. Qui, Conroy.
Sto controllando la parte esterna, sembra tutto a posto. Ricevuto, dà un'occhiata anche dentro. Ricevuto. Pronto, astronave Argo? Mi sentite? Qui IQ9. Sono pronto a riferire il mio rapporto sull'interno del satellite. Parla pure IQ9, ti ascoltiamo. Radioattività 0,2, gravità nulla, nessuna interferenza elettrica. Sta cercando di fare del suo meglio. Ora sarà un robot ancora più geniale di com'era prima. Composizione delle pareti, roccia cristallina e manganese. Ehi, IQ9, mi sembra che sia sufficiente, ritorniamo sul largo adesso. Conroy, quando controllo una zona riferisco su tutto quel che vedo. Scriverò un libro sulle mie esplorazioni. Va bene, fa come vuoi. Qualcosa che non va, Sandor? Assolutamente. Per ora sembra il luogo ideale per effettuare le riparazioni. Non c'è niente di insolito. Allora andiamo, Venture. Ricevuto. Avanti ad agio. L'Argo si sta dirigendo verso il satellite. Proprio come noi avevamo previsto, stanno cadendo dritti nella trappola. È una vera gioia. Guerrieri delle stelle, svanirete in un luccicar di gloria. L'Argo è penetrata all'interno del satellite. Perfetto. Avanzate con la flotta. Siamo fortunati, i gamilonesi non potranno trovarci qui. Ora preoccupiamoci delle lucciole. Fermate i motori! Fermate i motori! Tutti gli uomini indossino la tuta per lavorare all'esterno. Eliminate le lucciole! Gente, è proprio un bel lavoro per dei Marines spaziali. Smettila, non l'ho detto io di farci fare questo lavoro, sono ordini di Willstar. Su ragazzi, più lavorate, prima finite. Il satellite cavo è proprio davanti a noi. Quegli sciocchi non ci hanno ancora avvistato. Sono talmente occupati a grattar via lucciole che non pensano più a noi. Ordina che le astronavi circondino il satellite. Che l'unità elettromagnetica sia attivata. Attivare unità elettromagnetica. Cosa sta succedendo? Qualcuno ci ha intrappolati qui, Willstar. È un potente campo magnetico, influenza tutti i nostri strumenti. Un campo magnetico? Stanno cercando di bloccarci all'interno del satellite. Maledetti gamilonesi. Dash, fa rientrare tutti nell'astronave, subito! Ricevuto! Oh. Astronavi di Gamilon, ci hanno circondati! Derek, hanno bloccato le uscite del satellite. Cosa? Siamo caduti nella loro trappola. Tutto l'equipaggio è risalito. Accendere motori ausiliari. Accendere motori ausiliari. Non basta, non ci muoviamo. Motore a onde. Motore a onde. Non può funzionare. Puoi anche far fermare i motori, stiamo solo sprecando energia e potremmo averne bisogno più tardi. Fermate tutto! Attenzione, Death Lock è in contatto con noi. Bene, eccovi qui finalmente, guerrieri delle stelle. Ora siete completamente indifesi e questa è la nostra ultima battaglia, l'unica che conti veramente. Devo confessare che vi siete battuti bene, ma Trelena di Telesar vi aspetterà invano. Forse la chiamerò e le presenterò le vostre scuse.
Non ancora, Supremo Deathlok. Questa è la grande occasione. Signori, brindiamo insieme alla fine dei Guerrieri delle Stelle. Alla vittoria! Alla vittoria! Sparerò io il primo colpo. Ehi, Sandor, sembri preoccupato. Fatti una bella doccia e vedrai che tutto sarà più semplice. Certo che sono preoccupato. Siamo intrappolati in questo satellite cavo. I nostri motori non hanno abbastanza potenza per farci uscire. Nemmeno sfruttando il motore a onde? No. E cos'ha più potenza del motore a onde? Forse il nostro cannone a onde moventi. Cosa? Cosa hai detto, Royster? Oh, scusami, Sandor, stavo solo pensando ad alta voce. Credevo che se potessimo... Va avanti. Cosa stavi dicendo del cannone? Dicevo che se lo usassimo mentre siamo in questa galleria, il contraccolpo ci farebbe uscire, come un pisello da una cerbottana. Fantastico! Accidenti, chissà come mi avrebbe conciato se la mia idea non gli fosse piaciuta. Ho trovato la soluzione, Wistar. Prepariamoci a sparare col cannone a onde moventi. E perché, Sandro? Quando noi spariamo col cannone a onde, il contraccolpo viene assorbito da un dispositivo che lo annulla. Basterà disinnescarlo e la forza del contraccolpo ci farà uscire da qui dentro all'indietro. Sono stato uno stupido, avrei dovuto pensarci da solo. Cannone Deathlok, carica energetica al 70%. Bersaglio a tiro, pronti al fuoco. Deathlok sta per sparare contro il satellite cavo. Come dite? Ordine del principe Zodar? Sì, generale Dyer, gli dirò che è un ordine del principe Zodar. Attenzione, Sandor, l'energia raggiunge il 60%. Collegate il cannone a onde moventi. D'accordo, abbiamo solo 3 minuti prima di sparare col cannone a onde. Questa leva disinnesta il dispositivo che annulla il contraccolpo. Dobbiamo agire nel momento stesso in cui il cannone spara. Se non lo facciamo, salteremo in aria. Mi auguro proprio di no, Sandor. Cannone Deathlok, carica energetica al 100%, 90 secondi al fuoco! Supremo Deathlok, è appena giunto l'ordine di tornare all'impero della Cometa! Dì ai generali del comando che sono troppo occupato per obbedire ai loro stupidi ordini. Quest'ordine viene dal principe Zodar! Dal principe Zodar! 60 secondi al fuoco! Quali sono i suoi ordini? Pronti a far fuoco! Carica di energia al 100%! Wilstar! Nox, non posso parlare adesso! Ma che cosa intende fare? Siamo bloccati qua dentro, lei perde tempo ed energia in esercitazioni di tiro! Siediti! Ma che cosa intende sparare? Copriti gli occhi e fissati alla poltrona! Nox, siedi là, avanti, sbrigati! 30 secondi al fuoco! Sganciare la sicura! Sicura sganciata! Bersaglio nel mirino! Più zero! Sganciare la sicura! Inserire tutti i contatti! Potenza massima! 20 secondi al fuoco! Si tengano tutti pronti al contraccolpo! Allora, in bocca al lupo, Royster! 10 secondi al fuoco! Pronti? Supremo! Supremo Deathlok, una chiamata per lei dall'impero! Sì, pronto? Chi parla? Supremo Deathlok. Le confermo l'ordine inviatole dal principe Zodar. Deve rientrare nell'impero della cometa immediatamente. Principessa Invidia, se non fossi così occupato, sarei molto lieto di scambiare con lei un po' di chiacchiere sugli ultimi pettegolezzi. Il principe Zodar intende vederla Iniziare il conto alla rovescia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuoco! Fuoco! Cosa volevate fare? Avete usato il cannone per uscire di là. Mi spiace, Nox, ma non avevo il tempo di spiegartelo.
Guardi, Largo se ne sta andando. Un solo secondo prima e l'avremmo colpita. Supremo Deathlok, lei ha disobbedito a un ordine dell'impero della cometa. Dovrò riferire al principe Zoda. Non preoccuparti, Mort, gli parlerò io. Se non mi avessi fatto interrompere, avrei distrutto i guerrieri delle stelle. Desidero ringraziarlo di persona. Rotta verso l'impero della cometa! Guardate, la flotta di Deathlok si sta ritirando. E perché? Hanno sparato un colpo solo. Avanti! Hai fatto un lavoro splendido, Royster. Grazie, Sandor, sei gentile. Ti senti bene? Ecco, credo di essere svenuto dopo aver sganciato la leva. Ma sei riuscito a farlo lo stesso, questa è la cosa più importante. Non ce la farò a restare tra i guerrieri delle stelle. Certo che ce la farai, ti ho portato un regalo. Non avere paura, Royster, l'ho resa innocua, adesso non mangia più il metallo. Il pianeta Telesar! Possiamo vedere Telesar! Si può vedere Telesar! Davvero, andiamo! Anch'io, certo, voglio vederlo! Non avrei mai creduto che ce l'avremmo. Eccolo! Ormai siamo arrivati! Finalmente! È un martello! Confino Telesar! とうとう来たな、古代。うん。来たんだ。俺たちは来たんだ。Finalmente i guerrieri delle stelle sono a Telesar. Quali segreti li attendono? Trelena svelerà loro il modo per sconfiggere l'impero della cometa. Coraggioso, un viaggio molto avventuroso, un'astronave, un destino che si intrecciano intorno a te. Con la forza ed il coraggio, tra le stelle tu viaggerai, orde di nemici affronterai per portare la libertà. Tu con noi viaggerai, con noi lotterai, la corazzata Argo piloterai, gridiamo Star Blazer, vai! Tu con noi difenderai, tu con noi salverai, il mondo vive di speranza e tu lo sai, guerriero delle stelle, vai! Tu con noi difenderai, tu con noi salverai, il mondo vive di speranza e tu lo sai, guerriero delle stelle, vai!